Buongiorno, generali e comandanti dal vostro Araldo dei Reami Mortali. Abbiamo subito iniziato in quarta parlando delle novità di Warhammer degli ultimi giorni, delle ultime settimane, per quelli che saranno i prossimi mesi del mondo di Warhammer Age of Sigmar. Ma che cos'è esattamente Warhammer Age of Sigmar? Si tratta di un gioco da tavolo wargame a tema fantasy con miniature collezionabili, in cui due o più armate composte da varie unità e guidate da un giocatore ciascuna si scontrano o per la supremazia militare, quindi becero scontro di forza, oppure per il controllo del territorio o di vari obiettivi sparsi per il campo di battaglia. Abbiamo due stili di gioco, narrativo o matched play, cioè a punteggio. Il più usato è quello più bilanciato. E anche il più seguito in generale è proprio quello a punteggio. Ogni unità, cioè ogni gruppo di modellini caratterizzato dalle stesse regole, ha un punteggio prefissato e si decide prima della battaglia un valore di sfida. Può essere 1000 punti per una partita breve da un'oretta e mezza, oppure per fare una partita di stile meeting engagement, cioè lo scontro improvvisato. È proprio una tipologia di partita. Se no, ci sono 2000 punti che sono le partite standard da torneo e sono quelle classiche, diciamo, che vengono più gettonate sostanzialmente. Se no, molto meno usati di questi due sono 2500 punti per eventi particolari o per tornei anche in cui si sceglie di adottare questo punteggio. Dopodiché si sceglie a sorteggio o concordando con lo sfidante un piano di battaglia, il cosiddetto battle plan, e si allestisce lo scenario seguendo le regole descritte. Vengono quindi posizionate le unità una alla volta, alternandosi tra i due giocatori, interamente nel proprio territorio e comunque sempre seguendo le indicazioni date dal battle plan. Quindi ha finalmente inizio la partita. Si giocano 5 round, composti a loro volta da un turno per giocatore. Ogni turno è scandito a sua volta dal passaggio di 6 fasi consecutive, che determinano cosa possono fare i vari giocatori con le loro unità. Andremo poi ad analizzare queste fasi in particolare nel dettaglio in un prossimo video. Le partite narrative invece vengono giocate accordandosi tra i giocatori o in modo arbitrario, cioè libero tra loro, o seguendo le regole del manuale del giocatore che prevede una serie di parametri con cui organizzare una partita libera, o estraendo a sorte le unità o avvalendosi del sistema Strada per la Gloria. Le partite Strada per la Gloria in particolare sono molto veloci e divertenti, durano all'incirca una ventina di minuti e in una serata se ne riescono a fare anche tre o quattro di seguito. Gli obiettivi inoltre sono molto particolari e si discostano completamente dai classici obiettivi delle partite bilanciate. Quante e quali unità posso schierare nello specifico è stabilito dal tipo di partita che scelgo di giocare. Nelle partite a punti, infatti, ho dei limiti da rispettare per costruire la mia armata. Un numero minimo di fanteria, di eroi e un tetto massimo di artiglieria e unità mostruose. Ma facciamo un passo indietro, perché prima di arrivare a decidere quali tipi di unità schierare, devo prima decidere quale armata giocare. Tutte le armate che appartengono al mondo di Age of Sigmar appartengono a una delle quattro grandi fazioni: Ordine, Morte, Distruzione e Caos. A loro volta, queste quattro grandi fazioni, grandi alleanze, sono suddivise in fazioni più piccole e specifiche. Posso giocare la mia armata con le regole di una di queste quattro grandi fazioni se tutte le unità che la compongono appartengono alla stessa grande fazione. Stessa cosa se voglio giocare a una fazione più specifica. Tutte le unità dovranno appartenere a quella stessa fazione. Per farvi un esempio terra-terra, posso giocare la grande alleanza morte mettendo insieme spettri, scheletri, zombie e vampiri. Tuttavia, se voglio giocare la fazione specifica degli spettri, la mia armata dovrà essere composta esclusivamente da spettri. E in nessun caso mi è permesso giocare insieme unità provenienti da grandi alleanze diverse. In uno dei prossimi video andrò a esplorare nel dettaglio chi sono, cosa vogliono e da chi sono composte le quattro grandi alleanze. Farò poi anche un altro video dove andremo a capire come leggere attentamente le regole per le varie unità, le cosiddette War Scroll. Ma perché giocare Age of Sigmar? Beh, partiamo col dire innanzitutto che è un gioco da tavolo e bisogna approcciarlo con questo tipo di spirito. Poi c'è tutto un mondo di modellismo al suo interno. Infatti la personalizzazione dell'armata è estremamente ampia. Io posso decidere di giocare un'armata comprando i modellini esattamente così come sono e mettendoli sul campo, posso fare qualche piccola modifica oppure posso convertire un'armata completamente nella sua interezza.
Potete infatti decidere di rappresentare la vostra armata come meglio preferite. L'importante è che rispettiate le dimensioni standard delle basette delle varie unità, le opzioni d'arma, per non confondere inutilmente l'avversario, e l'idea generale dietro l'armata. Inoltre, a livello tattico, uno stesso esercito rappresenta diverse sfaccettature. Io posso usare le unità A, B e C in un certo modo, e tu puoi usare le stesse unità in modo completamente diverso, oppure ancora usare unità D, E e F. In questo modo ci ritroveremo con la stessa fazione, ma con eserciti completamente diversi. Ad oggi il gioco è ampiamente supportato dalla casa madre, con uscite praticamente mensili. Il background della storia e dell'ambientazione è corroborato da una serie di libri narrativi a tema e dai libri di fazione stessi. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Per l'appassionato di fantasy che vuole provare a giocare con la sua razza preferita, per il giocatore da tavolo che vuole provare un'esperienza diversa, o per il modellista incallito che vuole mettere in mostra le sue creazioni e trovare un sistema di gioco per esse. Io stesso, vi confesso, ero molto scettico all'inizio e ho fatto una strenua resistenza a un mio amico che provava incessantemente a farmi provare il gioco. Ma appena provato mi ci sono proprio fiondato a capofitto, è stato amore a prima vista. E voi? Conoscete già questo sistema di gioco e questo mondo? Come ci siete entrati? Scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche se avete dubbi o perplessità riguardo al regolamento. Nei prossimi video andremo infatti ad analizzare insieme ogni singolo aspetto del gioco. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal vostro Araldo dei Reami Mortali. A presto!